L'anticiclone che ha interessato per alcuni giorni l'Italia e la nostra regione, con caratteristiche prettamente estive, durerà ancora nella giornata di sabato, dopodiché domenica si sposterà verso est per l'arrivo di un fronte freddo atlantico, che aprirà una fase di qualche giorno caratterizzata da tempo spiccatamente instabile. Sabato prevediamo cielo in genere sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, salvo qualche nuvolamento pomeridiano in montagna che potrebbe dar luogo localmente a qualche breve rovescio, segnatamente a ovest verso i confini con il Cadore e con l'Austria. Temperature tipicamente estive, minime intorno ai 15-16 gradi in pianura, 19-20 sulla costa, massime saliranno a 29 gradi localmente in pianura, fermandosi sui 25 sulla linea di costa a causa appunto della brezza che mitiga un po' le temperature. Zero termico a 4000 metri in montagna, quindi piuttosto elevato anche per la stagione. Domenica, come detto, arriva il fronte, al mattino ancora condizioni di cielo poco nuvoloso, poi aumento la nuvolosità nel corso della giornata, primi rovesci in giornata in montagna, specialmente in Carnia, poi nel pomeriggio cominceranno a formarsi rovesci e temporali sparsi su tutta la regione, in serata più frequenti e diffusi dappertutto. Vento di scirocco moderato sulla costa, vento da sud-ovest anche sostenuto, specialmente di sera, in quota in montagna. Temperature in calo, non tanto i valori minimi che si manterranno tra 15 e 20 gradi su pianura e costa, quanto le massime che dovrebbero fermarsi intorno ai 25-26 gradi sia in pianura che lungo la costa. Zero termico scende a 3300 metri. Tempo instabile anche lunedì e martedì, ma specialmente lunedì, con rovesci temporali sparsi in un contesto di nuvolosità variabile. Temperature più basse con massime non di molto sopra i 20 gradi. È tutto dall'Osmer, Arturo Puccillo vi saluta.